Buongiorno a tutti e buona domenica. Adesso faremo la scheda CQC merci su argomento della specialistica. Quindi siamo giunti all'ultimo capitolo, il modulo B3, conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto, diverse attività connesse all'autotrasporto, organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporto o di attività ausiliare, diversi trasporti specializzati, eccetera, eccetera. Vediamo un pochettino. Allora, su questo modulo ci saranno ben 5 schede. Con 70 domande ognuna. Quindi diciamo che per completare il modulo B3 saranno 300 domande. Ok, possiamo iniziare anche da adesso, da subito. Scusate un po'. Allora. La sigla ATP si riferisce a Accordo internazionale per le derrate deperibili. È vero, tutto ciò che viaggia con cella frigorifera è merce deperibile. Il trasporto di rifiuti speciali rientra nelle disposizioni di trasporto in regime ATP? No, perché sarebbe l'Accordo internazionale per le derrate deperibili. Quindi praticamente il trasporto di rifiuti speciali non rientra nell'ATP, al massimo l'ADR. L'ottimizzazione gestionale ed economica di una rete integrata di trasporto combinato è legata alla scelta tra diverse modalità di trasporto. Sì, una sorta di trasporto intermodale, solo che viene chiamato trasporto combinato perché il mio combinato, diciamo così, la mia unità di carico può viaggiare con diverse modalità di trasporto per via terra, per via mare, per via aerea, eccetera. Vi è la previsione che il trasporto delle merci su strada possa migliorare con l'intermodalità, certo. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando sporge anteriormente, sì, anche di un centimetro, perché anteriormente sappiamo benissimo che non dovrebbe mai sporgere, quindi viene definito eccezionale. Il trasporto stradale di merci internazionale è una delle cause principali della congestione dei grandi assi stradali europei. Certo, il traffico. I veicoli a basso impatto ambientale hanno alto consumo energetico? No, avranno alti consumi, cioè, scusate, alti costi, però basso consumo. È falso. Il trasporto marittimo di merci è in grado di contribuire alla riduzione della congestione della rete stradale. E certo, per via mare si evita il traffico. A determinate condizioni è ammessa la trasformazione di alcune categorie di veicoli immatricolati originariamente col motore termico in veicoli con esclusiva trazione elettrica. Certo, possono anche nascere con un solo motore termico. E successivamente, poi dopo, sarà ammessa la trasformazione di questo veicolo con l'esclusiva, cioè diventando elettrici, quindi con motore termico trasformato in energia elettromagnetica. Per trasportare prodotti alimentari, in nessun caso è obbligatorio utilizzare veicoli rispondenti alle norme ATP. Ed è falso, dipende sempre dalle derrate deperibili. Ai fini dell'organizzazione di un'impresa di trasporto merci, è rilevante la tipologia del trasporto, certo. Il trasporto su rotaia di merci comporta dei benefici in materia di consumo di energia ed impatto sull'ambiente, certo. Le società di persone non possono effettuare il trasporto di cose per conto di terzi. Falso, possono. I veicoli ibridi split, quindi sarebbe 4x4 ibridi,
gli split, sfruttano per la trazione un motore elettrico e un motore termico e sono muniti di quattro ruote motrici. Certo, quindi ricordatevi, veicoli ibridi split, cioè hanno sia un motore termico che un motore elettrico, però quattro ruote motrici. Le unità di trasporto ADR in colli, la merce in colli, devono essere dotate di idonei estintori, certo, perché questa è merce pericolosa. Il motore elettrico è alimentato dalla corrente elettrica accumulata negli accumulatori e batterie ricaricabili che possono essere del tipo a litio-ione, sì, cioè agli ioni di litio. L'installazione di una carrozzeria per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata richiede specifica comunicazione al competente UMC, Ufficio Motorizzazione Civile. No. Allora, l'installazione della carrozzeria trasporto in regime di temperatura controllata richiede la visita dopo aver subito la trasformazione. Quindi questa è falsa. Apposite norme tecniche di omologazione disciplinano l'approvazione dei veicoli muniti di propulsione a idrogeno, vero? Per contenere il rischio per la sicurezza dei pedoni dovuto alle auto elettriche in avvicinamento, è stato introdotto un sistema denominato AVAS Acoustic Vehicle Alerting System. E certo, quelle sono silenziose, quindi il pedone deve accorgersi dall'arrivo di un veicolo elettrico. Di vero. I veicoli con motore elettrico possono essere del tipo alimentazione autonoma, tradizionale con accumulatori, certo. I veicoli elettrici richiedono la sostituzione periodica degli accumulatori, certo. Secondo la normativa ADR, per veicolo chiuso si intende un veicolo il cui pianale è munito di sponde. No, veicolo chiuso si intende con coperture rigide, isotermico, ATP oppure chiuso totale, quindi con le coperture rigide, il furgone. Tenete presente il furgone? Quindi questo è falso. Il trasporto aereo delle merci non risente dei controlli che sono veloci. No, risente, risente. Falso. Vi è la previsione che il trasporto delle merci su strada possa migliorare con l'uso dei sistemi intelligenti. ITS, vero. Un motore a combustione interna alimentato con idrogeno è molto più inquinante di un motore alimentato con combustibili fossili. No, quella di idrogeno sarà meno inquinante. Si stima che i veicoli ibridi emettono in atmosfera circa il 10% dell'anidride carbonica emessa su motore a benzina, se non erro il 30%, quindi questo è falso. Una cella a combustibile funziona secondo un processo elettrochimico che trasforma energia chimica in energia elettrica, quindi è vera, mi raccomando, prima chimica e poi elettrica, così ve lo ricordate. Nel trasferimento e nella distribuzione delle merci le piattaforme logistiche non forniscono di norma un'offerta completa di servizi logistici e che aprono affare, quindi è falso. I veicoli ibridi serie sfruttano per la trazione uno o più motori elettrici, sono muniti di accumulatori, batterie e di un motore termico, vero? Sono ibridi. Le carrozzerie per il trasporto di derrate deperibili in regime ATP sono munite di attestato di conformità ATP, certo. Lo sfruttamento della modalità ferroviaria di trasporto offre vantaggi sul consumo di energia, vero. La riduzione del costo del trasporto si ottiene anche scegliendo un percorso più pianeggiante, certo, evitando le salite, le discese, tornanti. Il sistema logistico permette il trasferimento esclusivamente di determinate merci, no, di tutte le merci. Quindi falso. Il sistema di navigazione satellitare Galileo consente di verificare qualsiasi parametro del veicolo. No, consente di verificare dove si trova la merce in quel momento. Quindi falso. Lo sviluppo della modalità sostenibile, veicoli elettrici e ibridi, soprattutto nel medio termine, non può prescindere dall'utilizzo dei motori a gasolio. Falso. Se sono ibridi, prescinde anche da quello. Per trasportare animali vivi è sempre obbligatoria una documentazione che specifica origine degli animali e caratteristiche del viaggio. Certo, il giornale di viaggio sarebbe. La modalità di trasporto su gomma si caratterizza per la possibilità di raggiungere località ove manca la ferrovia. Certo,
I veicoli ibridi con motore elettrici e motore termici a benzina o diesel possono funzionare autonomamente e alternativamente. Infatti la trazione è garantita dal motore elettrico oppure dal motore termico. Certo, sono ibridi. L'accordo ATP riguarda il trasporto delle derrate deteriorabili, vero? Il trasporto delle merci terrestri si possono distinguere nel trasporto su strada e su rotaia. Certo, su strada gomma e ferro binari. Per unità di trasporto si intendono rimorchio o semirimorchio quando sono sganciati sulla strada. No, rimorchio e semirimorchio sganciati sono unità di carico, non unità di trasporto. Il trasporto stradale di merci è meno inquinante del trasporto ferroviario. Falso, tutto il contrario. La crescita del trasporto merci su strada non influisce sull'effetto serra. Falso, purtroppo influisce come il buco dell'ozono, eccetera. Il trasporto aereo di merci in ambito internazionale non è più consentito per motivi di sicurezza. È falso. Lo spazio aereo c'è ancora. Il trasporto delle merci su lunga distanza avvengono prevalentemente su rotaia. No. Dipende dalla quantità, dal volume, da tante cose. Oltre all'elettricità, al metano, biometano e altri, anche l'idrogeno è considerato un combustibile che contribuisce alla decarbonizzazione. Vero? La sostenibilità del sistema trasporti richiede lo sviluppo dell'intermodalità. Certo. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando sporge posteriormente del 20% della lunghezza. No, oltre il 30%, cioè fino al 30% della lunghezza, quindi questo è falso. La normativa internazionale ADR intende per unità di trasporto un autocarro con o senza rimorchio. Certo, unità di trasporto sarebbe l'autocarro. Il trasporto aereo delle merci non soffre di frammentarietà del sistema a livello europeo. No, 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 soffre, soffre come? I veicoli stradali CNG, metano, è contenuto in un serbatoio a bassa pressione, a circa 6-8 bar. Ma quando mai? Ma mi sembra proprio a 200, 400, quindi serbatoi molto esistenti. E il metano è fortemente compresso, quindi questa è falsa. I trasporti delle merci si distinguono in terrestri per le vie d'acqua e aerei, vero? L'economia circolare riguarda il prolungamento della vita dei prodotti mediante il loro riutilizzo, la separazione, il riciclo, ma non coinvolge il settore dei trasporti destinati alla movimentazione delle merci. No, no, soffre, coinvolge, come non coinvolge? Il sistema di navigazione satellitare Galileo non consente di ridurre i costi del trasporto e che l'hanno messo a fare. Falso. Nel subtrasporto, un soggetto conferisce ad ulteriore soggetto l'incarico di trasporto con un contratto. Vero. Allora ci sta il subtrasporto e il trasporto cumulativo. Il subtrasporto, praticamente il vettore 1 potrebbe dare incarico e conferire a un altro ulteriore soggetto a un altro contratto, mentre il trasporto cumulativo era un unico contratto con più vettori. Quindi questa è vera. 56. Nei veicoli ibridi serie parallelo, il motore elettrico e il motore termico azionano il veicolo esclusivamente mediante il funzionamento contemporaneo dei due motori. No, esclusivamente contemporaneamente no. Alternativamente, semmai. Nei veicoli ibridi più evoluti, quando il motore elettrico è alimentato ad energia elettrica, diventa un generatore di energia elettrica per la ricarica degli accumulatori. No, solo in fase di frenatura. Quindi è falso. L'utilizzo dei veicoli pesanti equipaggiati con motori elettrici di trazione per il trasporto professionale non ha effetti sulla transizione verso una mobilità sostenibile. Falso. Se sono elettrici, ha effetti sulla mobilità sostenibile. I veicoli a basso impatto ambientale hanno alte emissioni di CO2? No, basse emissioni.
Il trasporto stradale di merci garantisce in certi casi migliore tempestività del servizio, cioè porta a porta, fino a casa, quindi è vero. La riduzione del costo del trasporto si ottiene soddisfacendo tutte le domande indipendentemente dalla scelta della modalità di trasporto e le domande dove le facciamo. Quindi falso. La riduzione del costo del trasporto si ottiene anche utilizzando un trasporto intermodale sulle lunghe distanze, vero. Per trasportare rifiuti è sufficiente che l'impresa sia iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. No, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, perché stiamo parlando di rifiuti. I veicoli ibridi serie sfruttano per la trazione un motore elettrico e un motore termico, collegati entrambi agli organi di trasmissione e quindi alle ruote. I veicoli ibridi serie sfruttano per la trazione un motore elettrico e un motore termico collegati entrambi. Oh, quindi falso. Il trasporto di una trave su un autocarro viene sempre definito eccezionale per dimensioni quando il carico sporge nella parte posteriore. No, nella parte anteriore, semmai. Quindi falso. I vettori sono di norma imprese private. Sì. Il trasporto in condizioni di eccezionalità, il trasporto di cose indivisibili che per loro dimensione determina eccedenza rispetto ai limiti di sagoma fissata dal codice della strada. Certo, questa è proprio la definizione. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensioni quando sporge posteriormente del 10%, no, di oltre 3 decimi, oltre il 30%, diventa eccezionale. Per attestare l'idoneità del veicolo al trasporto su strada, regime nazionale di merci pericolosi in colli, non è necessaria nessuna attestazione per carichi diversi da esplosivi e radioattivi. Certo, nessuna attestazione. L'importante è che abbiamo le etichettature, il trasporto ADR, eccetera. La sostenibilità del sistema trasporti non è legata all'utilizzo di energia verde nei veicoli industriali. Falso, è legata, è legata. Allora, chiudiamo questa domenica in bellezza. Sono Maville Ernesto, insegnante e istruttore, e quindi vi porgo i miei saluti e ci vediamo alla seconda scheda del modulo B3, che abbiamo detto che le schede per completare questo ciclo B3 ne erano 5. Quindi ci vediamo alla prossima.